Rampelli, oggi presentate alcuni dei candidati alle prossime elezioni europee, ci sarà il grande evento con la leader Giorgia Meloni, ma Fratelli d'Italia sta già lavorando sul territorio da tempo per far sì che si ottenga un risultato in linea con quanto visto alle ultime politiche. Beh, sicuramente queste elezioni europee sono importanti perché possono consolidare il percorso della destra di governo a livello nazionale, possono contemporaneamente rilanciare la sfida dopo gli sforzi per cercare, ci vorrà ancora del tempo, di cambiare in meglio l'Italia, per cambiare pure l'Europa, perché l'Europa è imprescindibile, quindi sappiamo perfettamente che nell'epoca della globalizzazione è impossibile pensare a se stessi da soli come Stato nazionale, però l'Europa deve essere meno matrigna, meno burocratica, meno dirigista, deve essere più solidale, deve stare vicina alle famiglie, ai lavoratori, ai popoli e un po' meno la grande finanza internazionale, un po' meno deve farsi prendere, diciamo così, dalle ideologie, dai dogmi che sono di fatto inapplicabili. L'ultimo e più recente e pluricelebrato è quello delle cosiddette case green, secondo la cui norma europea noi dovremmo tirare fuori, perché è una norma non finanziata dall'Europa, decine di migliaia di euro per, diciamo così, ridurre le emissioni dei nostri appartamenti, nei appartamenti dove viviamo. E ci sono tante altre, insomma, adesso sarebbe lungo parlarne, norme che di fatto vanno contro anche gli stati nazionali, in modo particolare l'Italia è in sofferenza sull'applicazione della legge, della direttiva Bolkestein, sulle coste, il loro utilizzo, le imprese delle altre 26 nazioni europee vorrebbero partecipare a delle gare per gestire i nostri arenili, pur non avendo niente da offrire in cambio agli imprenditori italiani a casa loro, e quindi, insomma, diciamo che è anche una libera concorrenza squilibrata, perché noi mettiamo le nostre risorse, le nostre eccellenze e gli altri non mettono niente a cui possano partecipare le imprese italiane. Quindi ci sono tante, perché la cosa non riguarda soltanto ovviamente le coste, riguarda le aree pubbliche, quindi noi abbiamo dei mercati meravigliosi a Roma, Campo dei Fiori, al sud il mercato di Ballarò a Palermo, Porta Castello a Torino. Le aree pubbliche potrebbero essere gestite andando appunto a gara europea da imprese multinazionali di altra provenienza, le centrali idroelettriche italiane, acqua italiana, montagne italiane, dighe italiane, progettisti italiani, soldi italiani per realizzare l'infrastruttura, sono oltretutto energia pulita, perché sono le centrali idroelettriche fonti rinnovabili di energia che ci danno il 18% del fabbisogno energetico nazionale, e l'Europa vuole, in base sempre a queste direttive, che vadano a bando e quindi che qualunque impresa, magari multinazionale, europea e non solo europea, possa venire a gestire l'energia nostra, che è energia italiana, energia pulita ed energia sovrana. Quindi noi questa roba qui la dobbiamo mettere a posto. A che cosa puntiamo? Cerchiamo di dire alla nuova Europa animata da Fratelli d'Italia, dal centrodestra italiano, quindi da un governo più autorevole, che si deve occupare di tutte quelle enormi questioni di fronte alle quali gli stati nazionali sono deboli e infruttuosi. La politica estera, il tentativo di contrastare la concorrenza sleale cinese, la necessità di avere un esercito europeo per non dipendere più dagli Stati Uniti d'America, perché gli interessi europei sono distanti migliaia di chilometri dagli Stati Uniti d'America. Il rapporto con l'Africa, i flussi migratori, questa è tutta una roba di cui si deve occupare l'Europa, non le cose stupide a cui possono pensare gli stati nazionali in piena autonomia.